vincitore del campionato italiano, il titolare dell'età del Ricca, Mirko Valenti, offrirà una settimana di interpretamento nel suo hotel. Un secondo. Allora ragazzi, Mirko, possiamo andare? Risponde per ora, quindi aspettiamo. Per noi va bene, dimmi, dammi tu l'ok e noi lo riferiamo. Ok. Bentornati al palazzetto dello sport di Cervia per l'atto finale del Master di Goriziana tra i finalisti Stefano Camprincoli e Yuri Minoccheri. Loris, siamo veramente al momento in cui si stabilirà il campione italiano. Beh,
è un momento esaltante un po' per tutti, per noi del mese del biliardo, ma anche e soprattutto per i protagonisti, perché vedono il coronamento di una stagione molto impegnativa in cui hanno disputato tre tappe e tante partite. Ora serve la ciliegina finale fra due campioni, Minocchi, che per antonomasia ha vinto tanti tricolori, e Camprinco, che lo insegue questo titolo da tanti anni. Vediamo cosa succede, è una stracittadina, perché vengono di scuola forlivese, anche se adesso Camprinco è di Ravenna. Andiamo a goderci questa finale, stavolta devono vincere tre set per essere campioni, quindi uno sforzo in più che gli chiediamo, magari per farsi divertire con le loro funamboliche giocate. Per arrivare a questo derby forlivese, sì, possiamo cominciare. Dunque, per arrivare a questo derby forlivese, Camprincoli ha battuto 2-0 Alessandrini nella prima semifinale, mentre il campione in carica Minocchi ha superato con qualche difficoltà durante il match, ma con un netto 2-0, Denis Morini, che nel 2018 proprio qui a Cervia ha vinto il suo titolo italiano. Dunque appena partita la finalissima tra il campione di tutto, Yuri Minocchi, che pochi minuti fa tra una partita e l'altra è riuscito a portare a casa il 44esimo titolo, questo in questo caso a squadre. Dall'altra parte abbiamo Stefano Camprincoli, sempre nelle posizioni di vertice in questi ultimi anni, più di un secondo, più di un piazzamento, secondi e terzi posti, ma ha sempre mancato l'appuntamento con il titolo, e dunque anche un po' per la statistica questo potrebbe essere l'occasione giusta. Come abbiamo sentito nelle interviste, grande rispetto e stima tra i due avversari, lo stesso Minocchi, appena vinta la semifinale, ha sottolineato quanto sarà dura questa finale con uno specialista come Camprincoli. Camprinco, che possiamo considerare un po' l'allievo di Yuri Minocchi, o perlomeno colui che nella fase iniziale Camprincoli sicuramente ha cercato non di copiare ma di assomigliare un po', di carpire i segreti principali della specialità goriziana. Adesso l'ha imparato talmente bene che può anche cercare di fargli lo sgambetto. Certo che Minocchi è uno che non regala mai nulla, quindi c'è da aspettarsi che debba guadagnarsi la pagnotta a Camprincoli, che ha comunque una grande forza interiore, che l'abbiamo anche un po' vissuta nella sua intervista, con quella emotività che ha trasmesso, come dire, sono di nuovo ad un passettino, che sia la volta buona. È quello che si aspetta sicuramente lui. Ribadisco, molto dipende anche da quello che gli consentirà di fare Minocchi, che in semifinale abbiamo visto all'opera con una serie di colpi eccezionali. Stavolta il rimpallo per Camprinco è un birillo guadagnato, due punti. Fase interlocutoria della sfida, naturalmente il primo set può servire anche di studio, anche se i due si conoscono meno a dito. Minocchi sfiora il realizzo di un birillo con questo calcio a due sponde. Ora Camprincoli ci presenta sicuramente un tiro diretto, perché guardi, pallina in quella posizione, come vedete, è micidiale. Minocchi lo sa, ma stavolta non è riuscito a chiudersi al meglio e Camprincoli ne ha approfittato. Questo primo 32 che segna primo vantaggio un po' cospicuo. Una prima accelerata di match, vediamo se sarà seguito da Minocchi, che saprà rispondere da par suo, non con questo tiro, nulla di fatto. Infatti 3-0 consecutivi per Minocchi. Va a vuoto anche Camprincoli in questa settima esecuzione. Studia Minocchi il tiro da effettuare. È una bella tre sponde di Minocchi, che passa sul castello, abbatte due birilli, 16 punti.
56-67 al momento, quando è Camprincoli. A cercare il pallino. Incrementa di 6 punti. Cosa è successo? Pinocchi ha ricevuto 12 punti dal suo avversario, un tiro sbagliato che per noi aveva segnato 6 punti positivi, invece 12 punti persi. C'è un problema nel segnapunti, mentre va a segno Camprincoli, questo bellissimo tiro. Batte il Castello, resta solo un Birillo, se non sbaglio, in piedi o forse due. Sì. Rivediamo con i puntuali replay che ci propone la nostra regista Gloria Ganassin. C'è un solo due in piedi, esterni, quelli più leggeri. Pinocchi ottiene il pallino, 6 punti, anzi 3, era un tiro diretto. Raccoglie solo un Birillo, 2 punti per Camprincoli, che sarà 115. Nulla di fatto per Minoccheri. E tocca a Camprincoli, che ha 20 punti da recuperare sul campione italiano in carica. Bellissimo colpo di Camprincoli, il rosso e il bianco, 36 punti, passa a condurre Camprincoli. Vediamo la risposta di Minoccheri, questa biglia molto insidiosa. Grande risposta di Minoccheri, campione in carica, porta a casa 18 punti e si riporta, rimette la testa avanti, seppur di poco. Rischio bevuta, e di fatto paga Dazio con questo tiro. Camprincoli cede all'avversario 4 punti. Piccolo incremento per Minoccheri, che ora cerca, sfiora il pallino, nulla di fatto. Bellissimo colpo di Stefano Camprincoli, col rosso grande sono tiro, tanti, sì. 56, e beh, questo colpo da maestro di Camprincoli, classe 73, a caccia del suo primo titolo di Master Goriziana. Al tiro invece Yuri Minoccheri, che ha dovuto comprare un pallottoliere per contare tutti i titoli conquistati in carriera. Al momento va a caccia del 45esimo titolo. Ma c'è Camprincoli sulla sua strada. Camprincoli che fa altri 4 punti. Non riesce, non trova la sponda che avrebbe voluto Minoccheri, ancora a zero per lui. Camprincoli con 40 punti di vantaggio potrebbe allungare, ma non più di tanto, 2 punti solo terrà.
cambia di pochissimo la situazione, sempre Camprincoli davanti, ma ora tocca a Minoccheri che trova bellissimo colpo. Un bellissimo colpo con Birillo Rosso e poi anche il pallino, 21 punti. Rischio bevuta, arriva pallo, quando sembrava passato il rischio, invece la Carambo con la gialla spinge la rossa sul Castello. Minocchi non già tristissima perché la gialla si è fermata sul Birillo, sulla posizione del Birillo, quindi viene posto in penitenza alta. Voleva fare il calcio Minocchi, ma stavolta il calcio non gli sarà consentito. Con questi punti va Minoccheri ad ottenere un ottimo risultato, 30 punti addirittura, e passa avanti Minoccheri, 229-213. Vediamo se Camprincoli saprà rispondere subito, no. Mentre invece tutt'altro, va a pagare Dazio, poco Minoccheri, ma paga 5 punti che incrementano il vantaggio di Iuri Minoccheri, che adesso allunga ancora perché fa 3 birilli. Minoccheri 36. 36 punti Minoccheri, che va a 2,70 contro i 2,13. Beh, si è bloccato sui 2,13 Camprincoli. E ha avuto anche due passaggi a vuoto. Questo è un terzo consecutivo. Con rischio pure di far danno, ma per un pelo riesce quantomeno a evitare punteggio negativo. Rischiosissimo tiro di Minocchi, che comunque si salva dalla bevuta, fa addirittura 24 punti. Sta andando un po' tutto bene in questo momento a Iuri Minoccheri. Andando un po' tutto male invece a Stefano Camprincoli. Abbiamo visto più volte già nel corso di queste bellissimo questo tiro. Attenzione. Due giornate, esatto, momenti di frangenti di passaggio a vuoto degli atleti che poi, da campioni quali sono, rispondono come ha risposto in questo momento Camprincoli con un gran tiro, riduce il distacco. E ora tocca a Minoccheri, che trova questa splendida carambola, per un soffio non cade anche il rosso, quindi raccoglie meno di quanto avrebbe potuto, ma resta comunque saldamente in vantaggio. Attenzione Minoccheri al calcio, ma la propria può andare nel danno. No, si è salvato miracolosamente. Ha baciato il birillo senza spostarlo. Beh, questo direi che è un colpo anche un po' fortunoso, un po' audace il tiro di Minoccheri, che ha fatto un tiro di calcio in cui la propria boccetta ha corso un po' troppo, ha toccato il giallo senza batterlo, sarebbero stati i punti persi. Invece così si guadagna 120 punti di margine nel primo set e ormai ha la partita in pugno. Magari a volte sono proprio questi i segnali che dicono che la giornata è quella giusta. Quella giusta. Per Minoccheri ormai le giornate giuste sono tante. Sono tante, un po' fatica a distinguere fra di loro. Questo invece è sicuramente un tiro che non avrà seguito di risultato. Camprincoli studia come trovare una sequenza. Che bellissima esecuzione di Camprincoli, che rimetterlo in partita, trova la sponda giusta, 40 punti. Prova in tutti i modi a rimanere in partita in questo primo set finale, al meglio dei 5 set.
dunque ancora è tutto in gioco. Continua a recuperare Camprincoli, un altro bel tiro, poteva fare poco di più in un tiro diretto, ma lascia il set ball a Minoccheri. Questi 36 superi 300, va a 325, ancora non è in tiro di partita, perlomeno serve un tiro miracoloso, mentre Minoccheri può chiudere con il calcio. E vediamo, si verificherà quanto abbiamo visto anche in precedenti match, che ad un passo dal successo viene un po' il braccino, non è il caso, non di è il caso di Minoccheri. Minoccheri chiude. Minoccheri 48. E si aggiudica così con 48 il primo set di questa finale per il titolo di Master Goriziana. 414-325 lo score, e tocca a Minoccheri partire col secondo set. Campricoli 24. Minoccheri riparte con 1-0. Camprincoli con un bel 24. Primi punti questo set per Minoccheri. Minoccheri 5. Non riesce, o forse vediamo la carambola, no. Nulla di fatto per Camprincoli. Minoccheri studia la traiettoria più... Non trova il pallino per un soffio. Minoccheri 8. Porta a casa 8 punti. 13-24 quando tocca a Camprincoli. Niente da fare per Camprincoli, che lascia a Minoccheri un tiro agevole diretto, ci può già stare il sorpasso. Vabbè, Minoccheri non ci lascia scappare l'occasione. E con 22 punti passa a condurre il secondo set. Ricordiamo che si è aggiudicato il primo per 414-325. Ecco Camprincoli inquadrato che non trova e rischia di andare a penalità, e difatti anche rosso. Minoccheri riceve 52. Ben un regalo da 52 punti per Minoccheri. Brutta botta in questo avvio di secondo set per Camprincoli, che ha già un set da recuperare. E questa è un'altra botta pericolosa. 40. Dopo aver regalato 52 punti, Minoccheri se ne conquista di suo 48. E il punteggio e il set sono decisamente orientati, dicono Minoccheri. Brutta anche questa di Camprincoli. Momento decisamente no per l'aspirante campione italiano, colui che insegue questo titolo e lo ha sfiorato in più occasioni con una sfilza di piazzamenti sul podio. Non riesce il colpo a Minoccheri, che comunque ha più di 100 punti di vantaggio su Camprincoli, e questo passaggio al vuoto al momento se lo può tranquillamente consentire. Ho perso il filo Camprincoli. Direi di sì, forse la mazzata del primo set, che ha combattuto fino ai
280-270 alla pari, poi fino a che pesce provento, adesso c'è un po' di involuzione nel gioco di Camprincoli, troppi errori, molti punti persi, soprattutto quell'ultimo 52, lasciano un po' a desiderare, soprattutto ha fatto 24 punti in tanti tiri, adesso ritorna a farne 30. Beh, questo sarebbe il Camprincoli che abbiamo visto. Ti conosciamo, capace di ribaltare le partite con i suoi colpi migliori, questo è uno di quelli. Ora l'opportunità ancora di un tiro diretto che può dargli l'opportunità di guadagnare qualche birillo, invece no, Camprincoli sbaglia. E questo forse è pure uno dei segnali che ha perso il focus sul match. Forse quell'emotività che segnalavi prima. Ah, adesso invece lo sta frenando. È Minocchi che comincia ad essere micidiale, sfruttando i passaggi vuoti del suo avversario, comincia ad inanellare un certo vantaggio e poi magari può giudiziosamente controllare l'eventuale recupero, mentre Camprincoli sembra caduto di Camprincoli. Eh sì, un vuoto. A vuoto anche Minocchi. Vediamo se riuscirà a sfruttare questa occasione Camprincoli. Sono più di 100 i punti che separano i due giocatori. Qui può succedere qualcosa di buono per Camprincoli. Eh? La fila non c'è. La manca però, per sì, poco, non è fortunatissimo. Però con 27 punti dà dei bei segnali di ripresa, perché ha colpito benissimo, ha fatto girare quella gialla sul castello per 3 volte consecutive. Bello anche questo di Minocchi, un'esecuzione praticamente perfetta, alla fine ottiene 38 punti, direi che gli applausi che sentite in sottofondo sono un po' il riconoscimento di questa performance straordinaria e anche di un allungo che in qualche modo condiziona anche questo secondo set, dopo che Minocchi ha vinto nettamente il primo. Anche perché ora sono 203-84. E Camprinco va ancora... si salva dalla bevuta. Stava e per va andare, esatto, a fare il pallino. Beh, a pagare punti. Questo può essere un segnale di una svolta. Ancora dobbiamo percepire la portata, ma se non altro era sicuramente un tiro che poteva dare dei punti persi, invece alla fine ha regalato comunque un pallino. Comunque si è salvato con un piccolo... È il momento per rientrare in partita, Camprincoli sfrutta bene questa occasione, ancora un birillo 37. Buttato giù, 37 punti. Beh, e già sta inanellando un 30, un 27, un 37, comunque sì, si sì. Sta esprimendo sui suoi livelli e il risultato si comincia a vedere. Forse il peggio è passato per Camprincoli, vediamo se... Minocchi. E invece no, ancora un nulla di fatto. Restano sempre 203 punti di Minocchi. Camprincoli riparte da 124. Beh, e porta allunga, a casa altri punti importanti. Allunga la sequenza, pesanti, positiva. Beh, tantissimi, perché cade pure il rosso. C'è anche il pallino. Camprincoli 49. E con 49 comincia a fare la voce grossa pure lui. Miglior punteggio di questo set per il momento. Sì, era 48 che aveva tenuto Minocchi, adesso con 49 è Camprincoli che si fregia del miglior tiro e Minocchi invece al terzo zero consecutivo. E vedete com'è cambiata la situazione, 203. Ah no, ha fatto il pallino, 3 punti. Quindi 206-173, nettamente riaperta
la partita, anche se tutto nelle mani dei due giocatori. Ora tocca a Stefano Camprincoli, che sta verificando le linee di tiro, gli spazi. Pericolo del rimpallo, c'è il rimpallo che poteva dare energia ai grattacapi, infatti è stato più di un rimpallo. Comunque Camprinco tiene 3 punti e va a 176. Calcio 2 sponde di Minoccheri, che fa un birillo, 4 punti. Rischio bevuta per Camprincoli. Rischio che si concretizza. 2 birilli a terra. 7 punti regalati all'avversario. Poco più di 40 punti separano i due giocatori, con Camprincoli al tiro. Nulla di fatto. E Minoccheri torna a far punti, 18 punti. 235 a 176. Un brinco di 4. Ancora un piccolo incremento per Camprincoli quando tocca a Minoccheri, che fa un bel pieno di punti. Rimangono in piedi 3 bianchi, quindi non è propriamente, non è il pieno. Però 29 punti sono importanti in questo frangente, soprattutto perché ormai ci avviciniamo ai 300 e Minoccheri ha 84 punti di margine, che non è poco, insomma. Qui errore possibile con rimpallo, comunque si salva dalla bevuta, ne fa 18, quindi non è male per Camprincoli, che ne ha 198. Minoccheri calcia 2 sponde, bella esecuzione di Minoccheri, solo le ali, 8 punti. Non riesce il tiro che cercava a Camprincoli. Nulla di fatto. È la volta di Minoccheri, che riparte da 272. Minoccheri con questi calci ha fatto in altre occasioni dei risultati interessanti. Questi 36 lo lanciano oltre i 300. 308, 198. Comincia ad essere un passo in avanti verso la conquista di un 2-0 che può pesare come un macigno. Perché a quel punto chiaramente Camprincoli nel terzo set si sentirebbe pressato, perché non può più sbagliare se vuole ancora inseguire questo sogno del titolo. Tiro diretto più sponde. Se non ha toccato il pallino avrà sicuramente l'opportunità di andare dentro al castello, però ci sono i birilli leggeri, 12 punti, 320, meno 80, Camprinco 198, ha una boccetta difficilissima, ma deve giocarsi tutto per tutto, non può più lesinare le proprie forze. Se la gioca benino, ha dei risultati concreti, nessuno, con una
battente che si posiziona per Minocchi per un tiro diretto che non manca, anzi fa 40 Minocchi. Abbatte quasi tutti i birilli tranne due. Minocchi ad un passo veramente dal 2-0 in questa finale del Master di Goriziana. Su per i 200 Camprinco, questo pallino da 3, Minocchi va al calcio a due sponde, gliene mancano 40 per chiudere, prende di prima passata, quindi non fa niente di buono se non una chiusura interessante che non dà grandi opportunità al suo avversario, e comunque ci prova, ma il rischio è di lasciare altri punti. Rischia di pagare, però forse si salva per un soffio. Restano 159 punti tra i due giocatori. Minocchi alla tre sponde, 4, 5, forse saranno anche 6, poi c'è il rimpallo, non succede niente, quindi un tiro interlocutorio per Minocchi. Anzi, un birillo, un birillo esatto. Arriva un premio di consolazione. Piccolo incremento. Eh no, questa di Camprincoli non è la via giusta per recuperare, 3 punti. Continua il piccolo trotto Camprincoli, che avrebbe bisogno di uno di quei suoi colpi. Lo abbatte quasi tutto il castello e recupera. Qui mette a terra il... Invece Minocchi, solo il rosso vale 30 punti. Il rosso e praticamente si porta ad un passo, davvero un passettino, dal 2-0. Bella tre sponde di Camprincoli, ma per il set sicuramente non ci sono ancora delle speranze di recupero. Anche Minocchi può chiudere subito. Una serie di disastri Minocchi, che invece è esperto e prudente, sa attendere e non forza più di tanto. Ancora nulla di fatto per Camprincoli. Sì, Camprincoli sempre attende alla fine del set. Potrebbe essere ora per Minocchi. 2-0 che decisamente ipoteca anche il titolo. Ancora tutto da vedere. Ecco la chiusura di Minocchi, splendida. E in scioltezza gli ultimi 32 punti con 424. Incrementa rispetto ai 414 del primo set e vince anche questo set Minocchi, che di fatto ipoteca il suo 45esimo titolo. Sarà ora Stefano Camprincoli sovvertire un pronostico che sembra già scritto. Con questo Minocchi sarà dura perché adesso non lascia nulla per strada. Sì, non solo, è che non è uno che regala più di tanto, fa fatica ad avventurarsi in tiri rischiosi e soprattutto c'è un Camprincoli che mi sembra abbia perso un po' quella forza. Lo smalto, sì. E anche lo smalto. Che ha dimostrato nell'ottima semifinale vinta su Alessandrini, ma anche in varie fasi di questo match, alternato però con lunghi passaggi a vuoto. Beh, adesso gli dà una mano a Minocchi, che gli regala 18 punti. Niente da fare con questa giocata di Camprincoli. Passaggio vuoto della volta di Minocchi. Beh, alla presa con una boccetta attaccata a sponda, però può... ha già fatto vedere come a volte riesce a uscire da situazioni veramente difficili con colpi straordinari, a volte limitando i danni. In questo caso manca un pizzico forse di forza e la
gialla, non abbatte nessun birillo. Ci gioca un calcio a due sponde Gambrincoli. Lascia messo lunga bene corta. L'avversario. Bella. Bravo Gambrincoli. Che per un soffio non butta giù pure il rosso. E porta a casa 32. Ha sfiorato sia il rosso che il pallino, quindi poteva anche portare a casa un risultato superiore. Bella questa di Minoccheri che, come vedete, risponde da par suo. 36. Non vuol stare dietro, Minoccheri, niente da fare. Testa a testa che si ripropone in questo avvio di terzo set. Gambrincoli costretto per forza a vincere se vuole tenere aperta questa finalissima Master Goriziana. Rischio bevuto per Minoccheri. Beh, rischio confermato. A Gambrincoli arrivano 8 punti, 66 pari, quando è lui che si propone al tiro. Nulla di fatto. Minoccheri studia come effettuare il tiro. Nulla di fatto, ancora 66 pari in questo decisivo terzo set che potrebbe regalare il 45esimo titolo a Minoccheri oppure riaprire questa finalissima in caso di vittoria del set da parte di Gambrincoli. Porta a casa 18 punti, sale a 84. E ora la volta di Minoccheri. Nulla di fatto. Minoccheri si è un po' bloccata su quel 66. Gambrincoli porta a casa un birillo, due punti. Gambrincoli di due. Fiora il pallino Minoccheri, ma rimane a quel 66 ancorato molto strettamente da 4 tiri consecutivi e lascia anche a Gambrincoli l'opportunità di giocarsi un calcio che fa male. Gambrincoli 36. Beh, non cadendo, poteva sì, raccogliere poteva, anche sì, di più. Certo, non è caduta la fila, quella più pesante, alla sfiorata sia in su che in giù. E anche Minoccheri raccoglie tantissimo, però si smuove da quel 66 che ormai era cronico. 76 a 122, Minoccheri 2-7 a 0, ma questo Gambrincoli vuole almeno allungare l'incontro. Gambrincoli 4, con questi 4 si porta a 126. Minoccheri, tiro diretto, tanti birilli. Per un pelo non fa anche il pallino. E 26, si è rimesso in moto Minoccheri. Sì, ha avuto un passaggio abbastanza inusuale di 4 tiri consecutivi senza birilli, un meno 8, un meno 18, insomma. Gambrincoli. Di Gambrincoli. Prende vigore Gambrincoli, che vuole tenere a distanza Minoccheri. Di calcio Minoccheri, due birilli, 20 punti. Minoccheri 20. 122 e 162, 40 punti di ritardo. Una distanza non considerevole se arrivassero in dirittura d'arrivo
con questa, ma Camprincoli se ne va adesso, Camprincoli 36. 2-36 consecutivi per Camprincoli, che ne ha 198. Un bel segnale che Camprincoli prova a lanciare al campione italiano in carica, Minoccheri, attualmente in vantaggio per 2-7-0. Minoccheri 32. Minoccheri risponde quasi alla stessa maniera. Con un 32 risponde al 36 di Camprincoli. Attenzione, il pallino può aiutare, invece no. Però 8 punti sono di Camprincoli. 206 a 154. Stavolta i giri sono tanti, il girone si concluderà con la gialla che va sul castello, abbatte anche il rosso. No. Il rosso lo manca davvero di pochissimo. Altri 18 punti per Minoccheri. Era una bella occasione per Camprincoli, Non ha giocato male, ma non ha sfruttato a dovere l'occasione. Adesso Minoccheri ha 38 punti di ritardo, un'occasione di poterli fare e in un tiro diretto. Ma sbaglia grossamente. Clamorosamente, soprattutto per lui, per il tipo di giocatore. E viene punito anche da un cattivo posizionamento della gialla. Qui sembra un invito a nozze per Camprincoli per staccare il biglietto del set. Beh, calcio di rigore. Non è finita. Preparati, arrivano altri birilli. Però il rosso non cade. Però rispetto a quello che era, diciamo, la portata del punto. E solo 20. Si può dire solo 20 perché c'era lì davvero un calcio di rigore, potenziale filotto, castello abbattuto. Non è finita neanche questa, può scendere sul castello questa gialla, invece no, 4 punti. Va su. Via. Minoccheri porta a casa solo 4 punti, il distacco rimane ancora importante a vantaggio di Camprincoli, che è costretto a vincere questo terzo set per rimanere in partita. Riparte da 176 Minoccheri. Attenzione che si fa sotto Minoccheri, con questo colpo, infatti, Minoccheri 40. Con 40 punti riduce sensibilmente il gap con Camprincoli. Sono solo 14 ore i punti che separano i due atleti, ma tocca ora a Camprincoli. Che becca un birillo e il pallino e porta a casa 10 punti, 240-216. Nulla di fatto per il campione in carica Minoccheri, che guida questa finale per il titolo 2-7-0. In questo momento sta perdendo questo terzo set 261-216. E c'ha anche una situazione sul campo non agevolissima. Deve inventarsi uno dei suoi colpi per uscire da questo angolo. Beh, c'è riuscito a fare addirittura di calcio. Però si è concentrato molto nel colpo. Uscire la palla dall'angolo, ma non... No, la forza non è stata quella ideale. Necessaria. Perché qui lascia a Camprincoli un'opportunità... Che però non sfrutta al meglio. Solo... 2 punti perché non c'è il pallino per un'inezia. Beh, si salva Minoccheri con questo rimpallo che non prometteva granché.
grande colpo di Minocchi, 60, beh, questo è il sorpasso. Miglior punteggio del set e di questa finale in assoluto. Momento del bisogno, il campione ha tirato fuori uno dei suoi colpi. Camprinco le accusi il colpo, perché adesso questo passaggio vuoto consente a Minocchi di poter allungare e ha a disposizione un tiro che può sfruttare di calcio. E invece non lo sfrutta, non c'è neanche il pallino. Prova il pallino, quindi zero punti questo tiro di Minocchi, il campione italiano in carica. Ancora un passaggio a vuoto per Camprincoli, che deve recuperare per tenere aperta questa finale. Prende le misure Minocchi, capire i margini di manovra per fare il tiro che ha in mente. Cioè, aveva il tiro di calcio in mente, ma non è stato sicuramente eseguito. Non gli è riuscito come l'aveva pensata. Sì, però 4 punti li ha fatti. E ha chiuso abbastanza bene, nel senso che consegna a Camprincoli un compito non semplice. Eh sì. Camprincoli è anche indeciso se tirare di calcio o tirare, insomma, dirette, poi va a tentativo di calcio. Nessun risultato. Fatto. Quarto 0 consecutivo per Camprincoli, e soprattutto consegna a Minocchi un'opportunità di giocarsi un calcio con una boccetta centrale. Si riempie il colpo e invece non riempie, ma è fortunatissimo perché guadagna addirittura 56 punti e questa è una mazzata. Ha un tiro non eccezionale, arrivano 56 punti e Camprincoli è staccato. Conduceva 263 a 216, se ricordo forse bene. Forse sì, la svolta decisiva, quel 60. Forse il punto più indicativo di questa finale, perché dice e orienta parecchio. Adesso però c'è anche Camprincoli che ha a disposizione l'occasione di giocare il calcio con una boccetta centrale. Fa un birillo solo, 16 punti. E anche questo è un segnale che, non so, che se ci dice che Minocchi oggi potrebbe mettere in bacheca il suo 45esimo titolo. È già in vantaggio per 2-7-0, riparte da 336. Va di calcio senza forzare il tiro, cerca solo l'appoggio su quella bianca. Come la tocca, e invece no, punti neanche persi, 6. Camprinco che può scegliere di posizionare quella gialla in penitenza, invece a quanto sembra se la gioca lì, se la gioca di calcio. E beh, il rosso l'ha fatto con un altro birillo. Camprinco di 36. 36, rilanciato per il set Camprincoli perché ha da appena 15 punti di ritardo, 3-21 a 3-36, ma qui da un momento all'altro può uscire fuori il colpo vincente del set, qualora fosse di Minocchi sarebbe il tricolore. La partita e il titolo, se no, qualora fosse di Camprincoli andremo a goderci il quarto set. Porta a casa 2 birilli, 8 punti Minocchi che sale a 3,44. Però consegna a Camprincoli una boccetta attaccata a sponda, quindi non c'è possibilità di fare il calcio, quindi nessuna possibilità di chiusura per Camprincoli. Che deve il sorriso amaro di ed è facile Stefano, che si scopra, costretto quasi a giocare per scoprirsi, perché qui non può andare a un tiro leggero, deve far girare quella gialla e poi chissà dove andrà a finire. E qui, quando alla fine questa gialla rimane attaccabile, si guadagna 3 punti Camprincoli, che non cambiano granché.
3.24, ma quella gialla può essere attaccata, con un 60 si chiude, non arriva il 60. Nulla di fatto per Minoccheri, che conserva i 20 punti di vantaggio. Ora andrà di calcio anche Camprincoli, ma serve un mezzo miracolo per fare dei birilli, bisogna spizzare quella gialla. Splendida giocata di Camprincoli, però fa solo un birillo e lascia un calcio di rigore a Minoccheri. Ora ne ha 3.28, conti 3.44. La marcia di avvicinamento di Minoccheri, c'è il pallino sulla corsia, beh, c'è il pallino. Ha preso. Porta a casa 10 punti, si avvicina sempre di più. 13 punti per Minoccheri, l'arbitro non aveva intuito il tocco sul pallino, ne ha 3.57 e Camprinco, che deve giocare ancora un tiro diretto perché non c'è la possibilità di calcio, salta tutto, beh, attenzione, beh. Questi sono punti per Camprincoli, che impatta l'incontro perché ormai è ad un punto di ritardo, 3.56 a 3.57, ma il primo match ball è per Minoccheri, qui c'ha il calcio a disposizione. Eccolo il tiro del titolo italiano, titolo straordinario. Ancora Iuri Minoccheri, si conferma questo tiro italiano eccezionale di Marta Goriziana. 98 punti, è stato anche il pallino, e Minoccheri vince 4.55 a 3.56, anche il terzo set 3-0 per Minoccheri contro Stefano Camprincoli. Niente da fare per Stefano Camprincoli, che deve rinviare ancora una volta l'appuntamento con il tricolore, ma per Minoccheri questo successo a Cervia ritorna dopo 7-8 anni di astinenza. Era il campione uscente, ma l'ultimo titolo l'ha vinto a Firenze. Ora andiamo ad ascoltare le parole dei due protagonisti, ma celebrare Minoccheri che vince il terzo tricolore qui a Cervia è sicuramente una promozione straordinaria per lui, ma anche per tutto il biliardo sportivo, specialmente per la città goriziana. Stanno confabulando i due giocatori. Ecco, sono con Stefano, questa volta ci avevi fatto un pensierino al titolo. Beh, certamente, una volta che sono in finale al titolo un pensierino ci si fa, però si vede che mi manca ancora qualcosa, mi manca ancora quel pelo che arriverà perché i risultati ne faccio tanti, quindi prima o poi arriverà, quando magari mi giro un po' meglio e gioco anche un pelo meglio dopo... Certo che perdere però con Minoccheri al 45esimo titolo ci può stare. No, no, ne perdono degli altri, eh? Non è che perdo solo io, quindi va bene così. In bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Ora chiamiamo il pluri campione italiano, che, cioè, per te non ci sono più aggettivi. 45esimo titolo, nel frattempo tra una partita e l'altra avevi vinto il 44esimo. Nell'anno del tuo Milan, cioè tutto perfetto? Tutto bene, dai, tutto bene. Sì, penso di aver giocato bene, anche lui. Diciamo che alla fine a me le palle forse mi ha reso quel pizzico di in più, soprattutto anche l'ultimo da 92. Dai. Tante volte prendi bene, fai solo 16 e si vede che dovevo vincere io. Dai. Era andata giusta. Qualche passaggio a vuoto, perché? I passaggi a vuoto, sto gioco ci sono obbligatori, penso che li facciano anche nella stecca i passaggi a vuoto, perché tanto si gioca solo per non far tirare l'avversario, ovviamente bisogna anche buttare giù dei birilli, però nello sbagliare si cerca sempre di attaccare la palla, è quello che crea la difficoltà e la bellezza, penso, di questo gioco. Confessa, hai comprato un pallottoliere per contare tutti i titoli, quale ti è rimasto più di questi 45 titoli, quello a cui sei più affezionato? L'ultimo con la squadra l'altra domenica, perché la mia partita forse era quella che contava, e a vincerlo in 9 è diverso che vincerlo da solo. Ancora complimenti, e dunque da Cervia è davvero tutto, si conclude questo, sta per concludersi questo mese del biliardo, il 26esimo, prossima settimana guardando al futuro con le scuole impegnate, ma anche con il primo campionato paralimpico, quindi un'ulteriore apertura di questo mondo sempre più inclusivo.
Da Cervia è davvero tutto, buon proseguimento con i programmi Rai, un saluto a Loris De Cesari che ci ha seguito in questa avventura, alla regia Gloria Ganassino.